Dopo l'estenuante missione e il farming per l'Elephant Gun, ci meritiamo un avanzamento nella storia principale. Si va a Scylla's Grove a cercare l'ingresso di una caverna. Seguite la mia mappa e avvicinatevi al bordo dello strapiombo dove c'è l'ascensore che vi aveva portato da Clep. E l'ingresso della caverna è quello lì. Basta saltare e ci saremo. Uno dei salti più esaltanti dell'intero gioco. Wow! Nella grotta troveremo la fiera resistenza di interi squadroni di Scaglio. L'Infinity unita al B è quello che ci vuole. Più scoria. E questo è davvero un brutto cliente. Ti piacerà. Ed anche il Lead Storm, l'arma serafina, si dimostra sempre efficace. E devo dire che con la sua parabola e l'immenso numero di proiettili è sempre molto divertente da usare. Col B. Ed infine riusciamo a guadagnare l'ingresso alla nuova area, l'Andorthon Station. L'obiettivo è trovare tre campioni del DNA conservato da quel pazzoide di Nakayama, lo scienziato pazzo della storia, con il quale tenterà di clonare e far rivivere niente poco di meno che il cattivone, Jack il Bello. Un campione DNA, il campione di DNA di riserva e il campione di DNA di riserva d'emergenza. Questo è un backup. L'avanzamento in mezzo a questi edifici è veramente sempre più duro. Tanti selvaggi, tanti stregoni, tanti animali rabbiosi pronti a farvi la pelle. Ecco, da questa stanza possiamo raggiungere i tre campioni. Sulla sinistra si va ad uno spiazzo all'aperto, facilissimo. Sto usando il Rough Rider per andare a tutta velocità a prendere il DNA, anzi a distruggerlo e poi scappare. Eccolo. Polverizziamolo e torniamo indietro di gran carriera. Tornati più o meno all'altezza della stanza da cui siamo partiti, stavolta si va a destra e preparatevi a menare le mani. Seguite la minimappa, salite le scale ed arriverete ad un accampamento. Con la velocità del Rough Rider ho prima tirato giù dalle scale questo gruppo di guerrieri e poi li ho aggirati alla grande. Venite, venite. Op, giro. Ciao a tutti, forse. Vabbè, quasi. Ci riprovo. Urca, e stavolta è meglio non sbagliare. Dribbling, destra, sinistra. Ciao a tutti. Arrivati all'accampamento, guardate dritti davanti a voi. Ci sarà una freccia che indica le scale. Ma non pensiate di essere soli. Sbucheranno da tutte le parti a frotte. Anche col B, quando è scarico, posso comunque scappare con la velocità della luce e poi colpire. Ai, ai. Ma ci sei. Ma quanti? E questa volta penso che proprio dovrò subire l'onta. Dai, dai! Wow! Grande Sandwalk, anche senza B. Finalmente riesco a farvi vedere la freccia senza rischiare di lasciarci le penne. La scala che porta alla cassaforte. Facile, facile. Eccola lì. Scappato il tasto sul registratore. Vabbè, lì, come nell'altra, c'era il DNA e l'ho distrutto. Ritornato all'area di partenza. Eccoci qui. Seguiamo sempre la mappa. E apriamo questa porta. L'obitorio, The Morgue. E preparatevi di nuovo a fuochi artificiali. Infestato anche questo posto. Pensavo di poter fare il furbo sfruttando la velocità del Rough Rider e la abilità
rapidità della mia sirena, ma sbagliavo di grosso. Non era la mia ora. Meglio allontanarsi e sfruttare la strapotente del B dalla distanza. Qui in giro ci sono davvero più stregoni che mosche. Di ogni tipo. Quelli paralizzanti, che sono veramente una spina nel fianco quando ti bloccano. I malati, gli infuocati, i demoniaci. Comincio a avere i crampi alle dita delle mani. Finalmente. Mia. No. No. Quanti puntini rossi ancora. Non ce la faccio. Questa volta non ce la faccio. E infatti non ce l'ho fatta. Mi sono naturalmente vendicata e finalmente distrutto anche l'ultimo campione di DNA. Ma Clep non ci dà respiro. Dobbiamo trovare un laboratorio, abbassare uno switch e... vedremo che scherzetto. Fatti fuori un paio di selvaggi duri che presidiano le scale, raggiungo quest'area all'aperto per dirigermi di nuovo in un altro complesso. Porta e messaggi di benvenuto non proprio confortante. Il famoso interruttore è qui vicino, ma l'area è fin troppo tranquilla. E ok, tiriamo. E quell'inferriata gigantesca che cosa mai nasconderà? Ah, Wound Spike. Tosto. Al momento non riuscirete neanche a capire quello che vi sta succedendo intorno. Sarete assaliti da Borok, Scallion, di tutto. Per cui forse conviene prima mettersi al riparo, tornando anche sui vostri passi, far fuori tutto e poi cominciare a ragionare. Ed è quello che ho fatto. Dopo essere morto però, se non ricordo male. Perché la situazione è abbastanza sul pesante. Ad ogni passo si va in lotta per la vita, più o meno. Beh, qui la differenza del gioco con Salvador la sento proprio tutta, perché lo stesso nemico l'ho affrontato e affondato come coltello arroventato nel burro. Qui invece devo proprio studiare una strategia, il che non è male, perché in realtà il gioco ci guadagna. Standomene allora al riparo, ho prima fatto fuori tutti gli scagnozzi, con un toccate fuga. Eccone uno. Ciao ciao. E poi ci proviamo col bestione. È incredibile a dirsi, è la prima volta che mi sono reso conto che l'obiettivo è la torretta che ha in testa. Fatta fuori quella, allora anche il mister diventa vulnerabile e con che velocità. E qui, come altre volte mi era capitato con Terramorphus, ci siamo fatti fuori nello stesso istante. Ma io posso rinascere, lui no. Che lotta ragazzi, mi sono divertito davvero. Con Salvador e doppia Herald in mano, granate scoria. Ho distrutto e macinato in pochi secondi torretta e Wound Spike a traino. Non ci rimane che uscire all'aperto, dove scopriremo di essere in realtà molto vicini ad un'uscita che ci collega direttamente con l'Hunter's Grotto. Eccola, dopo che ho razziato un po' di casse tutto intorno. E ci materializziamo in un punto inaspettato e carino. Sopra l'autostrada che sembrava irraggiungibile. E chissà se con una granata se la si fa saltare sull'altro moncone. Io ci ho provato senza, puntando sulla velocità ottenuta grazie a Rough Rider, ma ci sono un po' di detriti sulla strada che mi hanno rallentato. Ci ho provato, ma ho cannato completamente i tempi. Niente, raggiungiamo il capanno e facciamo la consegna. Ma lo vedremo nel prossimo video. A risentirci.